Che ho fatto. Quale direi di questo viaggio? Ma sì, che io abbia perso tempo, dato che sono mai stato in questo momento. Ma comunque sarò sempre grato alla mia vicina che mi ha provato per gli indirizzi. E che io ho ripensato la mia. Ho l'impressione che ora cambia tutto. Io stesso mi vedo tutto ora. Per quanto vivo esternamente, qua può cambiare, non fa nessuna differenza. L'essenziale che ci vedo chiaro, ci vedo molto più chiaro. È tutta un'altra cosa che Che senso? È tutta un'altra cosa che ho. Entro con gli esteri, entro anche questo secondario. Perché vedi, non importa che tu sia l'avvocato, la cultura, direttore, per una cosa che tu ci vedeva faccio vedere che tutti lo sanno. Anche questo mio amante, che adesso, che non può sembrare una tragedia, per arrivare in giorno, beh sì, questo è nuovo che lo faccio. E beh, io mi chiedo se è questo, in questo secondario. Vi ha letto che anche la signora è andata con pensieri sul precedente. Che pensieri hai avuto? Appunto, questo che dice. Non ti sei mai rivelato così, proprio nella tua esistenza. Il senso che tutto, ha il suo posto nella tua esistenza. Prendi una lancia, se vuoi, mentre ti mandare il suo genere. Ah, è un altro che ti ha detto. Chi è? Durante, bene. È viceconsole qua per te. Abbiamo scoperto che ce l'avamo conosciuto anche fa. E forse è una cosa che è tangente, che è questa tangente di più. Perché non è una lancia? Se si prende una lancia, ma comunque non credere che abbia c'è questa tua famosa rivelazione. Ah, tu zio Marco, a proposito. Mi ha accennato che conosco. Ma non hai più detto. Tu l'hai tutto detto. Non è una cosa che voglio conosco. Ah, questo tuo zio Marco. Figurati, mi ha accennato che zio Marco. Sei già morto. Quando mi ti lo faccio per ammazzare con la legge. Ma perché sia per questo sì. Devi capire, Giorgio, che questa è una cosa. E la legge vengono da questo che nella Sicilia, addirittura la legge lì. Sì, ma che ti ha detto questo consigliere generale? Pare che una volta abbiamo avuto modo di conoscere questo funzionario. E se non ricordate? Aspetta, adesso perché avevo stato fatto per essere uno di quei funzionari con una memoria antica. Sì, si ricordava di che cosa? Dovrebbe averlo visto. Sai, con la massa di gente che vede ogni giorno. Sì, cos'altro hai saputo? E cos'altro hai saputo? Ma tutto questo è così. Tu. Non è qui. Pare che adesso sia tutto. Cioè, pare che adesso sia voi che siete nostri. Allora? E sì, sono io. E si sono sposati tutti con il 1930. Ho detto a Blair anche dove li sta. Conosce anche lui quel vecchio professor Meister da cui ho fatto visita. Visita come mi ha fatto capire che tutto il mondo. Io ho veramente delle idee straordinarie. No. Mi sono posto a risolvere dei problemi di scacchi di una difficoltà che non avrei neppure. Dopo cena di sfida, mi riconoscerai neppure. Ma sola, carissimo. Come stai? Come va? Ciao. Queste sono efficacissime. Uno ogni 3 ore e 24 ore stai a posto. Questo è Giorgio Martino. Anzi, il legge della vita presa. Io ho detto che questo è un problema che ho detto la nostra vita. Se non occupa di tutto. Tu piuttosto, dovresti cercare di farla capire a Giorgio Martino che questi suoi famosi parenti, questo mare, questo possiamo darci del tu. Tu zio, Marco Partibon. È un bellissimo uomo, sembra un ballo. Con in più nel caso suo il signore Benzi. Credo di averne ancora mai conosciuto. L'ho visto solo un paio di volte, ora pare sia a Vienna, per combinare perché sua moglie vada in America, Emanuele era sua figlia. Enrico mi ha detto che non è stato. Sì, avevo un diritto di convento di unità. Abbastanza vicino. Dubito molto che tu ce l'abbia parlato anche lui. Enrico mi ha detto che si sta avanti a cercare il maestro. Sì, una specie di padre. E lui tra le altre cose conoscevo prima sulla fedezza di Chiara. Un maestro della vecchia scuola storica, della vecchia università tedesca, musica da camera e in casa di sé. Avrà ma credo che abbia letture vagamente capito il ma sono così solo non veniva che non ci fosse. L'assistanza di oggi, che si è detto che fosse e la fine? Se fosse interesse anche adesso, potrebbe partire da un momento all'altro. Manuela Partibon Blumenthal. Gode della reputazione di ragazza abbastanza si esagera su tutto, moltissimo charme, non si fa vedere quasi mai,
A 15 anni faceva l'attrice, poi quel nome stradito, Blumenfeld. Capirai. Qui hanno moltissimo cinema, spesso mediocre. Era senz'altro piuttosto decorativa, poi sai, bilingue, con passaporto tosto. E per una serie di motivi con la spiegazione tecnica dei quali, però, risultava cittadina italiana. Come vedi che la sapeva tutto. Ti basterà, no? Ma non ti basta niente, è altro lezione. Ma che serve, posso trovare? Ho un recapito in ufficio, perché spesso il console non si mette mai. Ma lei non sempre. Forse perché ti prende sempre un po' nella stessa. A casa nostra c'è un piccolo quadretto di contagio. Non guarda più cosa è successo anche tu. Vede quello che stima di nostro pezzo si sarà così. Beato. E tu perché sei venuto? Tu sono anche questo solo un periodo. Ma ho capito che una di quelle persone che con niente sarebbero potute diventare sempre più importanti del loro tempo. Ma forse non succede. L'Italia è un curioso paese. Non è possibile per niente. Senti, perché non c'è più. Ma se non è difficile, è che non è più. Ecco qui l'indirizzo della sua vita. Una certa fonte. Una ragazza di Taino. Tu mi immagino hai capito qual è la situazione di questa luce di piacere. Certo, mi credo. Lei partirà, certo. In giugno. Non la troverà senz'altro. Se vengo anche questo, è un salto di fronte. Domani lo so. Forse sono più buono adesso. Mi portano via. E nascondere qualche pistola. Sai cosa vuol dire? Io da questa epoca fondo il giorno sotto. Dire campo di figli. Via, riporta per l'indirizzo da tutto prima, quello che ti lascio che per inventarti. L'hai detto? Io sì, come sono. Ma non è la prima. Sì. Chi dove lo porta? Manuela? Manuela? Il suo caso Italia? Senza dubbio di me. Senza la mia vita. Sono certo che tu voglia. Sono venuto da Venezia. Lui è Giorgio, tu vedi. E questa è la mia chiave. Io
fattore di mano. Sì che io credo che tenete semplice in cucina. Su quella faccia, t'ho notato da portare il chissà. Sono detto di prima. Perché non ti faccio anche tu? Mi avevano fatto così non fosse ora, ma non penso di sapere. Perché non ti faccio sapere? Ti piace tu? È vero che ho scelto questa per me. Io stesso sono fatto di avere provato a capire la mia vita. E invece sei fatto che invece di portarmi da lui. Questo indirizzo non è stato fatto da me. L'ho avuto soltanto stasera e sono venuto subito. Claire dice così. Ha detto. Io ero abbastanza felice. Ma non mi credo. Sono un ricco adesso. Non è una cosa. Tornato mi ha fatto vedere che non mi poteva credere che non mi fosse inglese. Sì, non c'è riuscito niente. L'idea di terrorizzare tutte le persone perché non mi credo che devo fare. Così mi forse la stessa cosa perché tutti vogliono iniziare a fare un problema. Forse non mi credo che devo fare. Non c'è niente di forse. Dove è questo? E come potresti averlo conosciuto, sposa? Credo che adesso sia principe di vedere. Sto cercando di convincerlo a partire per America. Ma è una cosa più difficile perché lei ha scelto una cosa che potrà conoscere di un'altra. Sai che sua sorella Stefano è prima di tutto. Molti mesi è morto nel campo. L'ha raccontato una ragazza di te. Io non ti posso sentire. Ma scusa, Sam, quella è una cosa piuttosto dolorosa. Invece il fatto che tu somigli a questa persona è molto, molto bene. È proprio doloroso. E fa piacere. Cucina. Cara. Così. Come una cosa triste. Sai che eri tu? Maria. Dico mio triste. Triste così. Perché mi vuoi stare con me? No, non mi dite. Perché voi ci siete sogno e dopo per te. Ma comunque stiano le cose, trovo che dovreste fare. Certo che pensate. Prendo la pressione. Incredibilmente va bene. Vedi, Eva. Hai già già tutto per te. Sta fortuna. Perché non sarò io? Se siete qui io parlo di questo. Tutta la felicità che si può avere in moneta è un uomo come questo. È sempre una ricordata. È fuori di posto. Non so che tu puoi essere felice. Oh, no, questo ho capito subito che ti ho detto. Hai dovuto conoscere subito tutto il tuo mondo. La mia vita è stata un mondo di dolore. Sempre nella mia famiglia tutti gli uomini sono morti. Forse per questo abbiamo tanto desiderio di accompagnare un uomo. Nel tuo caso mi basterebbe che tu sei il cugino di mano di chiedere. Dottor Mago Patibo è una persona straordinariamente civilizzata. Anche la famiglia della madre di Manuela e Blumenfeld sono persone straordinariamente civilizzate. Questo l'ho sempre pensato. Tu devi pensare a questa cosa, sai? Alcuni Blumenfeld, come tanti ebrei nel passato, erano molto importanti e per tutti.
In che senso? Anche dalle patrioti tedeschi, come artisti, uomini della cultura. E sono essi, due figli, i nipoti di essi, erano colpiti con la persecuzione. Ed era dichiarato che essi non sono più tedeschi, anzi sono bestie sporche e colpevoli. Manuela, questo non sono capisci. Certo, a Manuela questa cosa che una bambina ha fatto come se un governo, da un giorno all'altro, con potenza assoluta, diceva tutti quelli che hanno un nome che comincia con la B sono bestie sporche e colpevoli. Tu capisci? Capisco, capisco. Io voglio dire per Manuela il mondo non ha soltanto voluto tragico, ma si tratta anche di tragico senza senso. E così la vita normale per Manuela è di ricevere, anche senza che essa lo chiami con questo nome. Ma ci devo fare qualcosa. Mi è tanto sacchiato. Mi è voluto bene con tutti i miei tessuti. Lei andrà nella mia vita, così potrà sopravvivere. Questo è il suo desiderio. Tornerò. Voglio restare con lei più possibile. Questo film che vedo, che sono in distanza di questa città. Quanto ti ricordo? Che sei qui, con la posizione. Soprattutto cosa ci vuole, anche a me questa gente cosa mi ha portato in mente. Ma cosa credi che il tedesco di merito possa generare? Ma te l'ho detto, il cammino deve risparmiare un grosso amico di mio zio Mede. Vieni, ti presento. Carissimo, prontamente hai ristabilito. Grazie, mi sta lancia le sue pastiglie. Se mi ricordate, aspetta, ma le prendete. Le presento il mio compagno di studio, Giulio Giulio. Adele, questo è il nipote del dottor Fassolo. Questo è il dottor Marco. Partico. Partico. Oh, questo è il dottor Fassolo, nipote di uno dei più grandi accademici dell'asse Roma Berlino. Ecco ragazzi, credo che qui starete abbastanza comodi. Se volete prendere qualche cosa, il buffet è di là. Donna Adelina! Oh, caro Volpi! Vi ho cercata dappertutto. Anche per portarvi i saluti e le scuse di mia madre che è bloccata in albergo con le se lei conosce. Sì, non c'è tutto, sorpresa. No, no, seriamente non penso che ne parlavo di venire su. Avrei telefonato anche giù come ora. Non si sapeva dove ti fossi andato. Sei sparito. Che ti è successo? Che non è successo? Ah, ciao, mia. Permesso. Prego, senti. Certo, signore, è una dipesa della professione di suo marito, per il piacere che si inventi anche eventi simili.
Mi scusi, Cristina. Ma tu non piaci molto. Tu non riesci a dire scherzare per fino al momento. Bisognerebbe soltanto sputare e schiaffeggiare. Vuoi che io e tu o andiamo via? No, bisogna che non ci rimasto io. Giorgiolino Bell, mi è molto divertito sentire te dire che hai perduto tanto tempo a cercare la nostra madre. Ma bastava chiedere a me, amore mio. Ma perché non l'hai chiesto al tuo Vulpio, che sa tutto, conosce tutti? È vero che tu ci conosci? Eh sì, è vero che ci conosci. Ma è vero che tu conosci? Così va. Ma Giorgiolino, ho portato anch'io il mio curato cognome dei Blumenfeld durante l'adolescenza, mio padre in un certo periodo mi ha dimenticato di farsi passare per Baldoni Blumenfeld, poveraccio. Ma Manolita non sta abbastanza per noi, ne vogliamo bene. Adesso lei se ne andrà oltreoceano e chissà. Che però magari se ne andrà più. Facciamo come dicevo. Prendiamoci le sì, sì. Curioso. Noi anche se non facciamo una bella famiglia, ci sentiamo con il mio e mi metto giù un tutto. Sei rimasto col tuo pubblico? Sì. Io devo portare con i pezzi di rosso. E io voglio restare con te. Visto che se ne stava ancora venuto da dentro a morire. Su, Eva, Giorgio, andiamoci a fuori. Stasera mi sento davvero meglio. Perché tu mi andresti meglio, no? Fino facciamo notte bianca. Sì. Per tutto tanto buono. Arfi. E a voi, caro collega. Un giorno saremo fisicamente separati lontano. Se non sei. Se non sei. No, io l'ho pensato. E ora finalmente ci vedo chi trova. Mio padre mi ha detto. Eh sì, quello che gli diventi importante. L'errore di Marco. Bisogna andare via da soli, incrollante, in la porta. Ultimo parentesi e poi domanda a Marco. Cosa è una bella cosa? Per vedere, ma voi ancora non sapete niente. Stanno massacrando tutto. Ma non vedono sulle vetrine quei nomi che li hanno obbligati a mettere bene in vista. Ti ricordi, Giorgio? Adesso che passi per quelli vostri lì è come se ci fosse stato un bombardamento. Si cammina su frammenti di cristalli, pezzi di roba distrutta sui marciapiedi. E poi stanno dando fuoco alle sinagoghe. Ah, eccola qui la mia Margherita. C'è anche Giorgiolino nostro. Lei ci stava dicendo che ci sta succedendo, eccetera. Avete incominciato? Abbiamo incominciato? Ah, quello! Eh beh, non lo sapeva. Ma bastava chiedere a Volchi. Lui vi avrebbe saputo prendere giorno e ora. Tu sei saggia, Margherita, per fare cose il più presto possibile. Ma la è tutto a me. Ti venga a trovare oggi. Questo è tutto a me. La guerra.
camminate per le strade, cosa vedete? Distruzioni, massacri, ben inteso. E che sensazione vi dà tutto questo? Vi dà la sensazione che siamo già nella dimensione della guerra, ossia che viviamo nella storia, dei grandi paesi storici per sempre. Io credo che in fondo anche quei disgraziati giudei che stanno rovinando l'esistenza devono capire che fanno parte di questo grande e meraviglioso dramma nel quale loro rappresentano una vita. Notate che io, per esempio, una come Margherita, ho la massima comprensione. Per uno come suo padre, no. Anche se è ariano puro come noi. Non l'ho mai visto. La conosco. Un senza padre. Un uomo senza padre. Un intellettuale maledetto come Giorgiolino nostro. Se non vai nella denuncia, cosa mi avete detto? Non è colpa che mi sono morta. Mentre voi altri andate a cercare le certe cose, mettervici in mezzo, no? Bisogna. Poi mia madre mi fece le vestite. Thank you.
ci pensare. Beh, non è che devi tu. Ecco, a un certo momento potrei continuare a stringere. Stringerò qui. Finché la persona non si muove più. E che potrei accorgermi che mi faccia fatto. Accorgermi che ho ucciso. Non ci pensare. Ora tu sei stanco. Tu sei pazzo a causa della stanchezza. La stanchezza è come un veleno nei nervi. Hai bisogno di spunto. Sì. Proprio in un momento come questo ti vedo adulto. Svitalizzati. Oh, guarda te, Giorgio, ci saranno dei conti da regolare, se non ci penserò io a compilare i debiti rapporti. Tu non ci sei ancora il protettore dei partiti. Tra l'altro, dopo lo scherzetto che ti ha giocato la bella Elena con l'amichetto di infanzia. Sì, parliamo di questo. Lo sai cos'è? Di questa influenza. Sei uscito da un genere. Hai perso i contatti con la vita. Ma che hai visto? I contatti con la vita. Vede, non mi hai portato con la tua idea. Non ti nascondo che venendo qui con te speravo di incontrare lei e la sua e magari comprendere qualche cosa. Beh, sai che ti dico? Vado a dormire. Che notte. Siamo un appuntamento importantissimo. Vieni con me, Enrico. Donato ci dà un passaggio. Enrico, in questi giorni ti farei e ci vediamo, eh? Insomma, avrei di telefono quando vuoi. Un don, un essere ambiente, un individuo impastato di agilità. Quando sei venuto da prima nel caso che si certiva? Perché non ci sono stati certiva? Che ti farà molto bene. Sei da tutto. E se tutto questo non ti sento? Non c'è, questo sarebbe molto importante. Il fondo di spirito. Tutto sempre c'è per me. Tutto difficile. Questo è molto importante. Forse questo sarebbe molto importante.
Dove? Quasi mezzo minuto. Noi la conosciamo da qui. Io ho dato a dire tutto. A me è detto tutto. Nessuno doveva sapere che questa partita che evitava un addio emozionante. Tu capisci? Mi hai detto quel che non doveva essere. Sì. Presto partirò. Scusa ufficiale per venire qui a portare i miei. Cosa hai fatto? Il fatto che si possa rifarci di ciò. Non hai imparato anche che esiste. Enrico, non l'hai detto questo? Non mi leggo mai. Ti avevo pregato di sostenere. Ah, quelli amputati di vita. Anche i giornali italiani? Eh sì, me li mando per una notizia a me. Appena arriva, non potrei molto sostenere. Cosa scrive la tua amica, Maxi Castro? Che mi hai stato bene. Mio padre dice a tutti che dopo gli studi qui sono ben pronti per il concorso di Erasmus. Mica male. Sapessi che non ho messo piede all'università neanche una volta. Giorgio? Vai in giro da Venezia a Padova, ospiti di Gesù. Stupido, e scrive come un pazzo negli articoli di tutti. E la sorella di Giorgio? È a Corriano, da soltanto. E non c'è votato? Capito, è stato richiamato in anni. Se ti vuoi un po' di rum del tuo tè. Sì, sì, grazie. Ma dopo voglio scrivere a mio fratello Massimo. La visione è giusta. Ecco, da me. Ascolti un e poi, tu mi sei detto questo, mi leggi su tutto il mondo. Io ho una visione. Visione che è al tempo stesso ampia e sintetica.
ascoltare il professor Tocco. Allora, guardi che io non sono né come il professore, ma continuo a scrivere. Anzi, dipingendo ho scritto bene. In questi affreschi che voi dipingete, io vedo due, la nazione militare e la nazione rurale. Nazione militare, vedo giovani in marcia, passo romano di parata, il passo fermo, sicuro e inesorabile delle legioni di Cesare, per le quali ogni marcia è una conquista. Scusi, signor Conestabile, ma questi affreschi dove dovrebbero andare? Lo sapete benissimo, signor Dottore. Il nuovo principio di Corniano, il titolo Severo, sono andato. Noi non sapevamo di quelli che abbiamo presentato, e tanto meno che fosse un altro. Nazione rurale, qui l'altro, il solco e gli uomini della nostra terra, con gli altri critici e permanenti della razza italiana, come Madocci. Guardi che lei ha sbagliato pittore, è stato professore di Cuba. Ora di finirla con le torri d'avorio, non tutti spanti al travaglio della rivoluzione. Voi vi rivelate tutto con il rappresentante della mentalità borghese, di fronte alla quale lui non... Darà il concorso da ridere. Ricordatevi che anche nell'opera di politica culturale noi tireremo diritto. Ecco, tiri diritto giù per la scala. Ricordatevi che noi siamo pronti a spolverare i manganelli! Ma sì, come sono qua, è tornato per la voglia di fare. Sarà la luce. E tu, quando sei tornato? Questa mattina. Tu, Rick ed Elena, entrate a Venezia dalla zia Silvia. Il treno c'era il tiratore con l'esame. Potestà. Forse l'analogia più esatta è offerta dall'antica istituzione della Chiesa. Teodoro fra i clienti si fosse. Si può pensare anche alla figura del suo conglomerato, che continua a vivere nell'orbita del padrone, rende servizio. Teodoro, sempre per natura, trova modo di assumere un atteggiamento di potere. Questo è molto interessante. È triste non per mondo, ma interessante. Ci vediamo. Ma lascio la figlia, perché se non mi pare. Se non ti prendo questa cosa, vedete grande cosa di quello che stai facendo. Io sarò qui per un paio di giorni, se mi concedo un massimo di sosta per fare questo domingo. Mi ricordo che lì mi sto parlando sotto, il mio massimo, lo so, mi sta lodando per l'opera. È un ragazzo che è simpatico a tutti, vero? C'è il credito per queste cose. San Paolo, a proposito, per tua informazione, tuo fratello c'è scritto di nuovo da Parigi questa volta un cerchio di costituzione per l'acquisto della ex senza il sistema della competenza. Non potete rispondergli? Come si fa a rispondere a un conte? A me che adesso spiace il tanto di migliare a me, il figlio, lei sta dicendo delle scienze. Non è male. E per voi è la mia risposta. E siete voi che le avete obbligate? Sì, pazzino, ci dice. Per semplicità vi metto tutti in una società da tutti. Con la scusa della difesa della razza avete cacciato via gli ebrei per impadronirvi dei loro beni. Questa è la verità. Giorgio, il mondo va in cose molto più grandi di te. È un grosso. E per tuo vantaggio. È arrivata a capirsi in lei con certe vantaggi che ho commesso mesi fa a Berlino. Ciò che un piccolo ricordo di squilibrati, prodotti a vivere in miseria della vostra leggerezza. Non meraviglia per niente che tu ti occupi con tanta solenzia di Marco Pattibono, un individuo il cui nome per 8 giorni non è venuto neppure mai fatto davanti a quell'anima perdita e letta per il suo amico. Questa volta è superato se stesso. Ora guardiamo i tuoi esami. Thank you.
prometti adesso? O se parti, almeno mi avvisi prima, ok? Anche se parti segreto. Sai che una volta tu hai dato la chiave a Massimo Fossoli per me, tuo cugino. Con me però Massimo, mai. Sai cosa mi ha fatto tu, mi ha tolto. Mi hai salvato la faccia. Prima avevo una vita bestia stupida. Attenzione, attenzione. Una volta in attesa di decorso. Attenzione. Avete saputo la notizia della disgrazia? Cos'è stavolta? È scoppiata la guerra? L'avete cominciata? Massimo Fassolo, capitano della Regia Antartica, è precipitato con l'aereo che stava con la vita. Sono stati raccolti i suoi resti che l'hanno cruzzato. Però una notizia giunta in omicidio da fuga a mani. Devo dare la notizia a suo padre, che si trova quassù da tuo padre per non so quando stiamo per fare. Chissà che stupido che lo stupido di fare. Non capisco il significato delle tue parole. Chi meglio di me può avvicinarsi ai familiari in questi primi momenti? Momenti di grande dolore, e solo la conoscenza che l'eroico sacrificio mentite. Non so se vai dal tempo, ma su questa faccenda, sulla morte di Massimo Fossoli, vorrei dirti soltanto una cosa. Non occupo. Taci. Anzi, dammi retta. Chiuditi in municipio e occupati da qua. Non cercare di capire. Fai conto che io sia un medico, che ti dice sei freddo, sei contagioso, sei in quarantena in municipio. Che quello che avevamo fatto per essere. Alla Maria è venuto già quello. E sarebbe stato. C'è questo. C'è questo. Quando è venuto questo? Io. La Maria è venuta che ti si sono ritornato. E cosa è andato? Ormai. Tutto la vita è cambiata. Ma pianto. C'è un conto per tutti. Com'è stato? Ci siamo vestiti tutta la notte per il passato. Su questo tempo sono. Dammi che l'hai sappellato il suo figlio. E lui dammi che l'hai sappellato. Lei è sempre stato così. Non lascia neanche che si trovi con la gente. Sai cosa mi ha detto? Che il Massimo non mi ha detto. Per questo facevo anche la mia famiglia. Anche lui. Di fare la mia. Non gliene importava niente. Thank you.
Thank you.
per scoprire. Perché sono morto. Non ti scordo. Come posso dire? Cosa penso? Sì. Che fai tu? Ho fatto tutto questo giorno. Thank you.
anche votato in contro di lui. E il suo comporto come sta. Pavimento sporco. Stamani all'alba ne abbiamo soldati che stanno avanzando il tronco. Prova a guardare il bene. Ecco, certo. Italia, tutto è cambio. Torniamo gelosi per il nostro dolore e il nostro interesse. Thank you.
fatto il fatto di Giacomo Sotto, che ha fatto il suo lavoro di così, che ha fatto tutto questo, che ha fatto il suo lavoro, che ha fatto il suo lavoro, che ha fatto il suo anche io ho tutto il fondo di me. Aspetta. Io non so. Anche io tutto il fondo di me. E su con tutto come sta. Thank you.
dice che non non ci pensare. Ora tu sei stanco. Tu sei pazzo a causa della stanchezza. La stanchezza è come un veleno nelle mani. Hai bisogno di sport. Sì. Per primo momento, come questo ti dico a tutto. Svitalizzati. Oh, guarda te, Giorgio. Ci saranno dei conti di regola che sei contento. Beh, ci penserò io a compilare i debiti rapporti. Sì, ancora il protettore dei partiti. Tra l'altro, dopo lo scherzetto che ti ha giocato la bella Elena con l'amichetto di infanzia. Sì, parliamo di questo. Lo sai cos'è? Di questa influenza. Sono uscito da un giro. Hai perso contatti con la vita. Ma che hai visto? Contatti con la bestia. Non ti nascondo che venendo qui con te speravo di incontrare lei e il sole, magari con me, che cosa, eh? Beh, sai che ti dico? Vado a dormire. È notte. Ma tu vuoi te? Questa sera è un appuntamento importantissimo. Vieni con me, Enrico. Domani ci dà un passaggio. Enrico. Questi giorni ti farei e ci vediamo, eh? Un bollo, un essere abbiente, un individuo impastato di agilità. Ma comunque sarò sempre grato alla mia vicina che mi ha provato per gli indirizzi. Io ho ripensato la vita. Ho l'impressione che ora cambia tutto. Io stesso mi vedo tutto ora. Per quanto dire, esternamente qua può cambiare, non fa nessuna differenza. L'essenziale che ci vede chiaro, ci vede molto più chiaro. È tutto un'altra cosa. Che senso? È tutta un'altra cosa. Entro con gli esteri, con il tronco, in questo secondario. E ti vedo, non importa. Anche questo diamante, e adesso, può sembrare una tragedia per arrivare ai giornali, per sembrare una tragedia, e mi viene chiesto anche questo, in questo senso. Qui a letto in casa, la signora è arrivata con un pensiero semplice. Che pensieri hai avuto? Ma tutto questo che dicevo, se non capisci tutto questo. Ma tu non hai avuto tutto questo, e non ti sei mai rivelato così. Poi non hai questa esistenza. Il senso è tutto. Al suo posto. Prendi un'arancia stamattina, pensate di andare a raggiungere. Ah, Donato ha detto che torna. Chi è Donato? Donato, è il viceconsole qui a Berlino. Abbiamo scoperto che ce l'avamo conosciuto anche.
Sì, prenderò un arancio, ma comunque non credere che abbia capito che cos'è questa tua famosa rivelazione. Ah, tu zio Marco, a proposito, mi ha accennato di questo. Allora, hai capito? Cosa ha detto? Ah, questo tuo zio Marco. Figurati, mi ha accennato che zio Marco, sei già morto, ma dove te lo faccio per ammazzare con la legge? Ma perché sia una cosa così? Devi capire, Giorgio, che questa è una cosa. E non ci vengono da questo come la Sicilia, addirittura la Angelina. Sì, ma cosa hai detto questo flusso del genere? Pare che una volta abbia avuto modo di conoscere questo funzionario. E se mi ricordate? Beh, deve essere perché stato fatto per essere uno di quei funzionari con una memoria antica. Sì, si ricordava di che cosa? Però di averlo visto. Sai, con la massa di gente che vede ogni giorno. Sì, cos'altro hai saputo? Cos'altro hai saputo? Ma tutto questo è così. Tu. Non è qui. Pare che adesso sia cioè, pare che adesso sua moglie sia nostra, allora io. E sì, sua moglie. E si sono sposati tutti con il 1930, in New Jersey. Ah, Odetta Blair anche dove li sta. Conosce anche lui quel vecchio professor Basler, a cui ho fatto visita. Visita, come mi ha fatto capire, che è tutto un tipo. Io ho veramente degli testi, no? No. Mi sono posto risolto dei problemi di scacchi di una difficoltà di... Ti piace a te? Eva non ha scelto questa per me. Io stessa sua figlia avrebbe trovato più carino di me. E invece sei stato che invece di portarmi da lui
Questo indirizzo non è stato fatto da me. L'ho avuto soltanto stasera e sono venuto subito. Claire dice così. Ha detto. Io ero abbastanza felice. Ma non ho capito. Sono un ricchezzo. Non è niente. Tornato mi ha fatto vedere che non potete credere che non mi sono messo. Sì, non c'è riuscito. L'idea di terrorizzare tutte le persone perché non ho capito di fare. Così forse mi sta questo perché tutti quelli che non sono per il mio. Forse mi metti anche da questo. Non c'è niente, forse. Dove è questo? Io come potresti averlo conosciuto, Sposa? Credo che adesso sia principe di vedere. Sto cercando di convincerlo a partire per America. Ma è una cosa più difficile perché non riesce a fare una cosa che potrà conoscere di America. Sai che sua sorella stessa di prima di tempo? Molti mi sei morto anche. Mi ha raccontato una ragazza di te. Io non mi ricordo se è perché non ho scusa, Sam, quella è una cosa piuttosto dolorosa. Invece il fatto che tu somigli a questa persona è molto, molto bene. È proprio doloroso. E fai piacere. Cucina. Cara. Così. Non è una cosa triste. Sai che eri tu? Maria, dico me, triste. Triste e confusa. Perché mi vuoi stare con me? No, non dimentichi. Perché voi ci siete azioni e dopo. Ma comunque stiano le cose, trovo che dovreste fare. Certo che non siete. Quando la penso, incredibilmente va bene. Vedi, Eva. Giuliano non c'è più la sua vita, è sotto di noi. Il nostro stato è tutto quanto la morte che sta morendo in questo mondo. C'è anche l'eccellenza di un assessore. E tutto quanto ci sono stati. Scusa, scusa, scusa. Non dobbiamo niente. Metto un po' di tempo. Aspetta un po'. Mi sa che è tutto questo. Cosa vuoi dire? Quando ti metto questo? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Tutto questo
sarà che sarà questa cosa. A parte il fatto di già così, che ha fatto intuizione per un momento così, non è tanto di questo che ha fatto così. Sì, quindi magari stiamo di un nevo, facciamo come dicevo, prendiamoci le cose. Sì, sì, come dicevo. Curioso, noi anche se non portiamo un modello, ci sentiamo un po' di come, e mi metti giù un po'. Sei rimasto con tuo pochi. E lui deve portarmi con i pezzi di rosso. E io potrò andare a stare con te. Se bene, se ne stava ancora venuto, ma dentro morivo. Su, Eva, Giorgio, andiamoci a fumo. Stasera mi sento davvero meglio. Perché tu mi stai meglio, no? Fino facciamo notte bianca. Sì. Er dotto tanti volte. Tardi? E a molto, collega. Un giorno saremo fisicamente separati lontano. Se non sei. Se non sei. No, io l'ho pensato. E ora finalmente ci vedo chi è. Mio padre mio. Sì, come che gli diventi importanti. L'errore è umano. Bisogna andare via da solo, incrollante, in la forma. Ultimo brindisi e poi rimando a me. Per vedere, ma voi ancora non sapete niente. Stanno massacrando tutto. Ma non credo che sulle vetrine quei nomi li hanno obbligati a mettere bene in vista. Ti ricordi, Giorgio? Adesso lo che passi per quelli vostri lì è come se ci fosse stato un bombardamento. Si cammina su frammenti di cristalli, pezzi di roba distrutta sui marciapiedi. E poi stanno dando fuoco alle sinagoghe. Ah, eccola qui la tua Margherita. Sì, va bene, te ne fai quando vuoi. Un buon, un essere ambiente, un individuo impastato di agilità. Sei venuto da prima volta che si certiva. Perché non posso essere certiva? Che ti farà molto bene. Sì, la fortuna. E se tutto questo non si non c'è, questo sarebbe molto bello, molto bello. Ma fondo, sì. Non c'è, 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 non c'
così difficile. Vedete grandi cose di quello che stai facendo. Io sarò qui per un paio di giorni che se mi concedo un massimo di sosta per fare questo domingo. I miei amici Berlino stanno parlando sotto, il mio massimo, e lo so, stanno lodando per un piano. È un ragazzo che è simpatico a tutti, vero Maria? Vedremo, c'è il tempo per queste cose. Ah Paolo, a proposito, per tua informazione, tuo fratello c'è scritto di nuovo da Parigi questa volta. Un certo forse di costituzione per l'acquisto di fare senza il sistema della competenza. Non potete rispondergli? Come si fa a rispondere a un nome? Ma perché adesso sto tentando di migliorare il nome di gruppo, la stazione della scienza. Non è male, è per voi la prima della scienza. E siete voi che le avete obbligate? Siete pazienti, amici. Penso che l'Italia metta tutti in mano, c'è già da tutti. Con la scusa della difesa della razza, avete cacciato via gli ebrei per i colonnelli dei volumi. Questa è verità. Giorgio, tu non occupati in cose molto più grandi di te. Augusto, e per tuo vantaggio, è arrivata anche a pensare in lei con certe vantaggi che ho promesse mesi fa a Berlino. Ciò che un piccolo rancore di squilibrati, un dottore di miseria della vostra leggerezza, e non meraviglia per niente che tu ti occupi con tanta solenzia di Marco Pattibono, un individuo il cui nome per 8 milioni non è venuto neppure mai fatto davanti a quell'anima per dritta e letta per il suo amico. Questa volta sono per se stesso. Ora guardiamo i tuoi fatti. Prometti adesso. Oh, se parti, almeno mi avvisi prima, eh? Anche se parti segreto, mi avvisi. Se vuoi, andiamo da me. Sai che una volta tu hai dato la chiave a Massimo Fossoni per me? E tu quando sei tornato? Tu arrivi ed Elena è entrata a Venezia dalla zia Massimo. Il treno c'era anche il dolore con me. Potestà. Forse l'analogia più esatta è offerta dall'antica istituzione della Chiesa. Teodora fra i clienti di Fossoni. Si può pensare anche alla figura del suo conglomerato, vabbè, che continua a vivere nell'orbita del presente, rende servizio. Teodora, sempre per natura, trova modo di assumere un atteggiamento di potere. Questo è molto interessante. È triste non per mondo, ma interessante. Ci vediamo.
Vedete grandi cose di quello che stai facendo. Io sono qui per un paio di giorni che se mi concedo un massimo di sosta per fare questo domingo. Il mio amico da lì mi sta parlando sotto. Il mio massimo, che lo so, sta lodando per lo piano. È un ragazzo che è simpatico a tutti. Vero, il tempo per queste cose. San Paolo, a proposito, per tua informazione, tuo fratello c'è scritto di nuovo da Parigi questa volta un cerchio di forse di costituzione per la pista di Bari senza il sistema della competenza. E non potete rispondergli? Come si fa a rispondere a un conte? Ma perché adesso stia tentando di migliare il momento di gruppo? Lei sta dicendo delle scienze. Non è male. E per voi è la grande risposta. E siete voi che le avete obbligate? Che pazzino, ci dice. Per la visita li ho messo tutti in una società da tutti. Con la scusa della difesa della razza, avete cacciato via gli ebrei per i colonisti dei volumi. Questa è verità. Giorgio, sono occupati in cose molto più grandi di te. Non lo so. E per tuo vantaggio, è arrivata a capire in lei con certe vantaggi che commesse mesi fa a Berlino. Ciò che un piccolo raccoglio squilibrato, prodotto di vivere in miseria della vostra leggerezza. Non meraviglia per niente che tu ti occupi con tanta solenzia di Marco Battibono, un individuo il cui nome per 8 giorni non veniva neppure mai fatto davanti a quell'anima per dritta eletta per il suo amico. Questa volta superato se stesso. Ora guardiamo i tuoi fatti. Che ho ucciso. Non ci pensare. Ora tu sei stanco. Tu sei pazzo a causa della stanchezza. La stanchezza è come un veleno nelle mani. Hai bisogno di sposare. Sì. Per il primo momento, come questo ti dico a me? Oh, guarda te, Giorgio, ci saranno dei conti da regolare, se non beh, ci penserò io a compilare i debiti rapporti. Sei ancora il protettore dei partiti. Tra l'altro, dopo lo scherzetto che ti ha giocato la bella Elena con l'amichetto di infanzia. Sì, parliamo di questo. Lo sai cos'è? Di questa influenza. Hai perso contatti con la vita. Ma che hai visto? Contatti con la vita. Vede, non mi metto quasi come non ti vedere. Non ti nascondo che venendo qui con te speravo di incontrare lei e il sole e magari condividere qualche cosa. Beh, sarei che ti dico. Vado a dormire. Che notte! Ma tu vuoi dire? Questa sera è un appuntamento importantissimo. Vieni con me, Enrico. Guardate, ci dà un passaggio. Enrico, in questi giorni ti farei e ci vediamo, eh? Un bollo, un essere abbiente, un individuo impastato di agilità. Perché sei così? Quando sei venuto da prima volta ero così gentile. Perché non posso essere gentile? Messe mesi fa a Berlino, ciò che un piccolo raccoglio squilibrato,
niente che tu ti occupi con tanta solenza di Marco Pantibono, un individuo il cui nome per 8 giorni non veniva neppure mai fatto davanti a quell'anima per ridere e per il suo amico. Questa volta sono venuto se stesso. Ora guardiamo i tuoi fatti. Prometti adesso. Oh, se parti, almeno mi avvisi tu, eh? Anche se parti segreto, mi avvisi. Se vuoi. Sai che una volta tu hai dato la chiave a Massimo Fossoli per me, tuo cugino. Con me però Massimo, mai. Sai cosa mi ha fatto tu, mi ha tolto. Mi hai salvato la faccia. Prima avevo una di bestia stupida. Attenzione, attenzione. Una volta in attesa di decoro. Attenzione. Avete saputo la notizia della disgrazia? Cos'è stavolta? È scoppiata la guerra? L'avete cominciato? Massimo Fassone, capitano della Regia Atlantica, è precipitato con l'aereo che stava con l'Italia. Sono stati raccolti i suoi resti che verranno cruciati. Però una notizia giunta in omicidio da fuori dal mare. Devo dare la notizia al suo padre, che si trova da solo da tuo padre per non stare con la stessa figlia. Tu non lo sai, ma non lo vedi, Eva, hai già detto tutto per te. Sei fatto. Perché non si vede che sei stato qui io parlo di te. Se sono qui, sono qui. Tutta la felicità che si può avere in un'epoca di nuovo con la testa, è sempre una ricordata, è fuori di posto. Non so che tu puoi essere felice, ma questo ho capito subito che ti dico. Ah, hai potuto conoscere subito tutto il tuo padre. La mia vita è stata un mondo di dolore. Sempre nella mia famiglia tutti gli uomini sono morti. Forse per questo abbiamo tanto desiderio di raccontare di noi. Nel tuo caso mi basterebbe che tu sei il cugino di mamma e tu. Dottor Marco Pantibo è una persona straordinariamente civilizzata. Anche la famiglia della madre di Manuela e Blumenfeld sono persone straordinariamente civilizzate. Questo l'ho sempre pensato. Tu devi pensare questa cosa, sai? Alcuni Blumenfeld, come tanti due nel passato, erano molto importanti e potenti. In che senso? Anche dalle patriote tedesche, oppure artisti, uomini della cultura. E un giorno essi, due figli, un nipote di essi, erano colpiti con la persecuzione. Ed era dichiarato che essi non sono più tedeschi, anzi, sono bestie sporche e colpevoli. Manuela, questo non sono capisci. Certo, a Manuela questa cosa che era una bambina ha fatto come se un governo, da un giorno all'altro, con potenza assoluta, diceva tutti quelli che hanno un nome che comincia con la B sono bestie sporche e colpevoli. Tu capisci? Capisco, capisco. Io voglio dire che a Manuela il mondo non ha soltanto quanto tragico, ma si tratta anche di tragico senza senso.
E così la vita normale per Manuela è di ricevere, anche senza che essa lo chiama con questo nome. Devo fare qualcosa. Il tanto so accaduto. Mi è voluto bene con tutti i miei contesti. Lei andrà nella mia vita. Così potrà sopravvivere. Questo è il suo desiderio. Tornerò. Voglio restare con lei il più possibile. Thank you.